Ciao ragazzi, buongiorno e buon anno. Allora, come primo video dell'anno farò il tutorial, se così si può dire, dei capelli di Ariel. Allora, vi mostro come faccio a modo mio i capelli di Ariel. Questa è ancora da cuocere, mentre questa è da fare, l'ho lasciata apposta. Bambolina pronta, però gli mancano i capelli. Allora, ho usato il rosso della Todo Yuclei. Sto usando il rosso della Todo Yuclei e gli ho aggiunto un po' di premo rosso glitter, che però adesso qua non ho il numero perché l'ho finito. Allora, vado a prendere un pochettino di rosso. Lo ammorbidisco un attimo e vado a fare la base dietro della testa. Questo è quello che otterrò e gliela vado ad appoggiare sopra. Aspetta, allungo un po'. Ah, aspetta, mi stavo dimenticando. Prendo il taglierino, vado a fare le righine a modi per far sembrare che siano capelli. Così. Vado a prendere la mia Ariel pronta e gliela appoggio sopra dove voglio più o meno. Ok, vado a sistemare le pinne. Già da sopra. Ora vado a fare tutto il resto. Taglio un pezzettino, lo ammorbidisco un attimo. Non è ancora ammorbidito bene. Vado a fare un salsicciotto, ok, più o meno sì, così. Poi vado sempre col taglierino a fargli le righine, faccio la righina e giro, righina e giro, righina e giro, righina e giro, finché non ho fatto tutto il giro. Non premete troppo, ovviamente. Vado a fargli il ricciolino, dopodiché lo vado a posizionare. Io direi che qui va bene, però vado a tagliare un po' la punta, così mi si posiziona perfettamente. Poi vado a fare un ricciolino più piccolo preso troppo colore, tagliamo un pezzettino. Anche qui vado a fare le mie righine, tac, giro, giro. Gli do una leggera piega e faccio il mio ricciolino. Poi decido se metterlo di così o di così.
No, di così mi piace di più. Poi vado a prendere un altro pezzo un po' più grande. Sempre solita storia. Ammorbidisco. Ammorbidisco ancora un po'. Anche qui faccio un salsicciotto. Più fine da una parte, più spessa dall'altra. Vado a tagliare col mio taglierino. Gli faccio il solito ricciolino dalla parte che mi piace di più e vado a posizionarlo. Vedete che però quanto è lungo, allora vado a tagliare l'eccesso e lo riposiziono ancora un po'. Ok. Ora vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Più sottile. Vado a fare le mie solite strisce. E lo appoggio così. Ok. L'ho appoggiato sopra. Ok. Poi c'è il pezzo finale, un bel pezzo grosso. Sempre di colore, morbidisco un attimo, le mani nel frattempo sono diventate rosse, normale, morbidisco un altro po'. Faccio la mia solita striscia, però stavolta la parte questa deve rimanere molto più grande in confronto al resto, perché adesso vi faccio vedere che fa parte del frangettone. Ora, questa volta vado a tagliare ma senza girare, taglio proprio così sopra e basta. Così lui si abbasserà un pochettino, allungo magari qua, adesso glielo vado a posizionare, ok, prendo quella di prima, giro intorno e glielo attacco dietro. Ok, Ariel, aspetta che gli facciamo il tocco finale, sempre un pezzettino di colore. Deve essere un ricciolo non tanto grande. Sempre questa volta anche non giro,
faccio un riccio. No, non mi piace. Rifacciamo. Ho fatto troppo grande. Forse invece giro. Poi dipende da quello che uno vuole fare, come lo posiziona, poi vede se gli piace, se non gli piace. In questo caso a me non piaceva. Vediamo se così mi piace, no, neanche così. Ah beh, sì, dai. Non è malvagia. Ma non mi convince. Vediamo di così. Non lo so, non mi convince tantissimo. No, penso che farò un'altra cosa. Prenderò meno colore. Ammorbidisco. Sì, adesso non sono ancora convinta, però c'è meglio di prima. Sì, dai, adesso può andare. Ecco qua. Finita. Ciao raga, alla prossima.